Mobilità nuova in Friuli Venezia Giulia, se ne è parlato al Caffè San Marco, diversi soggetti coinvolti. Che cos'è? Perché c'è anche una raccolta firme, insomma, è un qualcosa che è da spiegare, soprattutto perché si parla tanto e soprattutto i giovani sono molto vicini a queste tematiche. Diciamo che rispetto a quello che succede adesso, tutto sull'auto, tutto su grandi opere, vogliamo che ci sia una mobilità nuova, vuol dire andare a piedi, andare in bicicletta, andare col trasporto pubblico, inquinare di meno e muoversi. Quindi una serie di vantaggi per i cittadini è quello che chiedono i pendolari e tutti quelli che si muovono in città. Abbiamo presentato come associazione una serie di richieste e di proposte molto precise a tutti i candidati, abbiamo già avuto 1.600 firme di cittadini di supporto e già tre presidenti candidati. Tutti salvo tondo hanno preso questi impegni concreti. Quali sono in sintesi i due o tre punti principali di questa richiesta? Allora, in estrema sintesi sono tanti punti, c'è la sicurezza stradale, quindi ridurre il numero di morti e feriti e creare tutta una serie di sicurezze per i pedoni, i ciclisti, eccetera, incentivare tutti gli spostamenti alternativi, quindi tutti quelli in bici, eccetera, salvare il trasporto pubblico dai tagli, rilanciare il trasporto pubblico. Diciamo, favorire le mobilità appunto non motorizzata come un momento anche di salute, di acquisto della salute e anche un punto sul turismo sostenibile, tutta la mobilità dolce su tutte le risorse economiche. Quindi un vantaggio anche economico oltre che per la salute. Però stiamo affrontando il piano del traffico a Trieste. Non è un controsenso che la politica da un lato voglia ampliare le aree pedonali, dopodiché dall'altro riduciamo pur legittimamente i fondi al trasporto pubblico regionale, però le aziende private di trasporto pubblico, che però alla fin fine sono sempre governate dai politici, no, gli utili non si toccano, riduciamoli. A fronte di un 20-30% di aumento di cittadini che utilizzano l'autobus, ridurre del 20-30% il servizio non è un'assurdità. Esatto, noi chiediamo che vengano revocati completamente questi tagli e semmai che si razionalizzi la rete di Ma il trasporto. problema non è tanto i tagli, perché se noi togliamo i tagli con gli utili, che sono tre volte i tagli, cioè insomma. Ho capito, no, siamo d'accordo anche noi, bisogna reinvestire di più nel servizio, non basta come fa l'azienda di trasporti qua che compra nuovi autobus, che va bene, non basta, bisogna inserire anche nella qualità, l'informazione ai cittadini, informati, strumenti informatici, noi, i telefonini, i cellulari, eccetera, hanno degli strumenti per cui la gente può essere informata meglio, usare meglio il trasporto, si possono fare dei servizi che noi chiamiamo a chiamata per tutte le zone urbane e le fasce notturne. Tutto l'altipiano in certe zone che. La tessera unica regionale che faciliteremo in interscambio. Cioè. Conilli già c'era, se si ricorda. Illy ha fatto qualcosetta, però diciamo poco. Adesso questo dopo non ha fatto niente. Noi chiediamo che ci sia un cambio radicale, che chi viene eletto faccia veramente degli investimenti, dei cambiamenti radicali, in modo che la gente possa usare i mezzi pubblici senza problemi e anche muoversi più sicura in bici a piedi, i bambini, gli anziani, eccetera.